Italia 2015 Special Edition volge al termine e giusto in tempo per riuscire a beccare Paolo Enrico Costa, il titolare di Panafè Commerciale Adriatica, che commercializza in Italia una serie di modelli prodotti dalla loro fabbrica in Cina. Enrico, Paolo Costa, vieni un po' più qua, vieni qui Paolo, vieni qui, vieni qui, ok. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, ti volevo proprio invitare a salutare gli amici di Bellin TV che non ti vedono sullo schermo da alcuni mesi. Che cosa avete presentato in questa edizione? Un po' ridotta per le dimensioni, ma non di certo per le visite. Sì, no, infatti siamo molto contenti di Venditalia Special Edition, nonostante fosse una fiera, diciamo, formato bonsai. Noi siamo stati contenti, abbiamo avuto tantissimi clienti, tantissimi visitatori. Vorrei anche fare un grazie, dire un grazie particolare a molti espositori che poi usano le nostre macchine, che sono veramente tanti, quindi mi ha fatto particolarmente piacere. Siete tanti in giro, eh? Sì, infatti mi ha fatto particolarmente piacere questo, perché è sinonimo di qualità e di fedeltà e veramente sono quasi tutti poi degli amici, quindi ne ho tanti e sono contentissimo. E allora Paolo, voi in questa Venditalia un po' ridotta avete presentato più novità. Cominciamo da quella che si trova alle mie spalle. Che cos'è? Sì, questa è la nostra ammiraglia, diciamo, è una macchina a due gruppi con vapore, acqua calda, settaggio temperatura, doppio dosato. La novità è che, vabbè, i nostri clienti dicono, cosa c'è? È che abbiamo il sistema deconto. E quindi proprio per proteggere il business dei nostri clienti. Questo è una innovazione, e non tutti ce l'hanno, anzi quasi nessuno, quindi è risultato di grande interesse e siamo particolarmente contenti proprio per le richieste che abbiamo avuto. E ancora, continuando alle mie spalle, abbiamo una seconda macchina. Sì, questa si chiama Fox. L'avete presentata già allo scorso host? Sì, l'abbiamo presentata, adesso abbiamo fatto degli upgrade, l'abbiamo resa definitiva. È una derivata di un'altra macchina che ha avuto un buon successo, che facciamo OEM per un nostro grande cliente. Quindi è una macchina super forte, indistruttibile, destinata agli uffici, alle piccole comunità. E la novità è che questa funziona anche con le compatibili Nespresso, ma non con le originali. Quindi tutti quelli che fanno compatibili possono proteggere il loro business discriminando le originali. Beh, è una macchina al contrario, se vogliamo. Sì, è una macchina al contrario. Noi non abbiamo, come tu sai, non abbiamo buoni rapporti con Nespresso, quindi... Di favorire l'espresso non ce ne frega niente, preferiamo favorire i nostri clienti piccoli che ci danno il pane quotidiano, quindi onore a loro, grazie, e quindi abbiamo fatto proprio questa macchina per aiutare loro. Bene, e continuando ancora alla mia destra abbiamo altra macchina con un modello, diciamo, anche simile a quello che abbiamo visto. Sì, diciamo che è il modello lusso, chiamiamolo così. È una macchina elettronica con tre tipi di dosatura. Il terzo tasto è un tasto che serve per fare il caffè americano, per fare le bevande, diciamo, più lunghe. Che qual è la differenza? Che noi siamo intervenuti sulla pompa modificando gli hertz e la portata, quindi abbiamo aumentato la portata e diminuito la pressione. Facendo così abbiamo meno schiuma, è un caffè molto più caldo, una bevanda molto più calda, e quindi è il tasto, diciamo, del caffè americano, ne lo chiama, che poi è il tasto dei solubili e delle tisane e tutte le altre cose che può erogare la macchina. Paolo, nel frattempo, mentre passavamo da una postazione all'altra, abbiamo avuto modo di vedere e ora di apprezzare le vostre montalatte. Ecco, allora, ne abbiamo due qui, sono in pratica quelle che voi producete e commercializzate in Italia? Sì, soprattutto commercializziamo. Abbiamo una joint venture con un'azienda cinese che a nostro avviso sono i migliori sul mercato, noi ne abbiamo provati moltissimi. Ma questi sono secondo noi i migliori, sono quelli che si rompono di meno,
in più hanno la prerogativa che si possono mettere in lavastoviglie, quindi sono molto semplici, al contrario di altri che il motore rimane attaccato al bicchiere, quindi dopo diventa problematico lavarli, pulirli. Vanno in corto? Vanno in corto, esatto, quindi non si può. Invece qui sono molto semplici, sono un pochino più costosi, però la qualità è assolutamente indiscutibile. Poi abbiamo anche il modello per gli Stati Uniti, certificato UL, che è quello, questo qui trasparente. Ecco questo, siamo gli unici ad averlo, siamo contenti, ne vendiamo molti. Il latte negli Stati Uniti è molto diffuso per il cappuccino, per tutte quelle cose lì, quindi abbiamo deciso di importare anche questo modello, ecco. E tu, prima che cominciassimo l'intervista, mi hai detto, oltre a presentare questi modelli, abbiamo presentato anche un'altra cosa. Aspetta un secondo, vediamo se riusciamo a fare questo piccolo agguato. Signora bionda, può venire un attimo qui, per favore? Venga qui. Eccola qui, nome, cognome, l'azienda è questa qui, puoi anche dirla, e funziona. Allora, Federica Gobbi, responsabile commerciale. Sei la nuova responsabile commerciale di Commerciale Adriatica, ecco, che prende il posto di Maurizio Bacciolo. Bacciolo, ahimè, lui ci lascia, va in pensione, purtroppo per me è stato un grande insegnamento, lui spero di proseguire sulle sue orme e farò del mio meglio sicuramente. Assolutamente sì, poi hai comunque Paolo che è molto compito. Bravissimo, sì, è un tutore bravissimo che sicuramente mi starà dietro, mi seguirà e piano piano ce la farò anche io perché ho tutta la volontà del mondo. Bene, allora Federica, in bocca al lupo da parte nostra, crepi il lupo, che sia una bella avventura la tua per un nuovo corso professionale che certamente avrà degli ottimi sviluppi. E allora Federica, saluta gli amici di vendingtv.it. Ciao a tutti, grazie. E anche tu, vieni qui Paolo, vieni, siamo un po' tanti, però ce la facciamo. Due cose volevo dire, grazie molte, ciao Vending TV, grazie moltissime a Maurizio Bacciolo che è stato con noi tutti questi anni e vi aspettiamo il 3 settembre alla festa di Commerciale Adriatica. È vero, il 3 settembre ci sarà la festa di Commerciale Adriatica, noi siamo formalmente invitati a partecipare. Ufficialmente e amichevolmente, chiaramente. E vediamo di riuscire a fare questo salto agli inizi di settembre, incrociamo le dita perché gli impegni sono tantissimi, ma cercheremo in ogni caso di riuscire a venire. E nel frattempo io proseguo in questo percorso di fine pomeriggio della quarta giornata di Venditalia 2015 Special Edition per documentare attraverso la nostra telecamera, come sto dicendo ormai da quattro giorni, tutte le novità che sono state presentate qui a Venditalia 2015. A tra poco!